Ciao a tutti e benvenuti. Prima di iniziare ci tengo a precisare che questo videocorso è totalmente gratuito. Ci sono però tre metodi che potete utilizzare se volete aiutare me e il canale a crescere. Il primo vi costerà soltanto due clic ed è quello di iscrivervi a questo canale e a cliccare sulla campanellina per non perdervi le notifiche dei prossimi video. A voi non costa nulla, ma per me vorrebbe dire tantissimo. Tra l'altro, un po' come dicono tutti gli youtuber più famosi ultimamente, ho notato dalle statistiche che molti di quelli che guardano i video non sono iscritti al canale, quindi iscrivetevi. Il secondo metodo è quello di acquistare gli articoli che vi consiglio tramite i miei link. Li trovate sia nella descrizione dei video nei quali presento gli oggetti, sia alla sezione consigli per gli acquisti del mio sito. Anche in questo caso voi non spenderete nulla di più di quello che spendereste acquistando quell'articolo da soli, ma cliccando sul mio link garantirete a me una piccola percentuale. Il terzo ed ultimo metodo è quello di fare una donazione, ovviamente facoltativa, su PayPal. Trovate il link alla descrizione dei video e sulla parte destra del mio sito. L'ultima cosa che volevo dirvi è che in descrizione trovate sempre un codice sconto da poter utilizzare sullo store di Beer & Wine. Durante gli episodi del videocorso questo codice cambierà spesso e andrà incontro all'argomento appunto che tratterò nei vari video. Quindi andate spesso a dare un'occhiata perché magari trovate lo sconto che serve a voi. Detto questo, io vi lascio al video. Sigla! Nel video scorso vi ho spiegato l'importanza del malto d'orzo nel processo di birrificazione e abbiamo visto che questo è molto importante soprattutto perché contiene quegli enzimi che trasformano gli amidi in zuccheri. Quello che non abbiamo detto però è che quegli enzimi non sono gli unici presenti all'interno del malto d'orzo, ma ce ne sono tanti altri, alcuni dei quali vengono utili al birraio durante il processo di ammostamento. Innanzitutto facciamo un passo indietro. Che cosa sono gli enzimi? Gli enzimi sono catalizzatori di reazioni chimiche. Ciò significa che, una volta attivati, vanno a dare il via e velocizzare in maniera esponenziale determinati processi chimici e biologici per i quali sono preposti. È importante dire che ogni enzima ha un proprio specifico compito e che deve essere attivato per poterlo svolgere. L'attivazione degli enzimi avviene regolando due parametri, la temperatura e il pH. Ogni enzima infatti ha determinati range entro i quali lavora in maniera ottimale. Se quindi riusciamo a portare il nostro mosto a condizioni di pH e temperatura che rientrano all'interno di quelle ottimali dell'enzima che ci interessa attivare, questo inizierà a lavorare e compirà la mansione per la quale è preposto. Queste finestre di lavoro sono, come detto, finestre ottimali. Ciò significa che, restando al loro interno, quell'enzima lavorerà in maniera perfetta. Ma non è detto che se andiamo subito fuori dai range, questo non lavori affatto, anzi continuerà a farlo, ma lo farà magari in maniera più lenta. Questo concetto ci sarà molto utile soprattutto durante la fase di saccarificazione, che vedremo più avanti. Abbiamo detto che dobbiamo regolare temperatura e pH. Per farlo è importante che durante il mesh l'impasto dell'ammostamento sia il più possibile amalgamato, per avere le stesse condizioni in tutte le parti della pentola. Questo lo si ottiene con un mescolamento, che può essere fatto, come abbiamo visto in birrificio, con delle pale mescolatrici, oppure effettuando un ricircolo. In questo caso si va a pescare il mosto tramite un rubinetto, filtrato dai grani nella parte bassa della pentola e lo si ributta nella parte alta tramite una pompa. Entrambi i metodi servono per evitare stratificazioni di temperatura. Infatti, nella maggior parte dei casi avremo un fornellone o una resistenza posti al di sotto della pentola, che scaldano direttamente il mosto nella parte bassa. Se non effettuassimo un mescolamento o un ricircolo, il mosto a contatto con la fonte di riscaldamento sarebbe sempre più caldo rispetto a quello nella parte alta. Quindi non avremmo una temperatura stabile e precisa, cosa invece, come abbiamo visto, molto molto importante. Che cos'è il pH? Il pH, in parole povere, è quel parametro che ci dice se il nostro mosto è acido o basico. Più il valore del pH è alto, più il nostro mosto si dice basico. Più è basso, più sarà acido. Quando mettiamo i nostri malti in acqua, dobbiamo attendere qualche minuto perché il mosto si rimescoli prima di avere un valore di pH attendibile. Quindi la misurazione va presa circa 7 o 10 minuti dopo l'inizio dell'ammostamento. Il pH di ammostamento, quando metteremo i nostri grani in acqua, per una serie di motivi che andremo a vedere poi nel dettaglio nei prossimi episodi, quando parleremo dell'acqua, è quasi sempre più alto rispetto a quello ottimale per la maggior parte degli enzimi. Questo significa che dovremo abbassarlo e per farlo dobbiamo utilizzare un acido.
Gli acidi che si utilizzano abitualmente per abbassare il pH in compound brewing sono l'acido lattico, l'acido citrico e, in maniera minore, l'acido fosforico. Un'altra alternativa per abbassare il pH dell'ammostamento è di utilizzare nel grist una percentuale di malto acidificato, che altri non è che malto base con l'aggiunta di acido lattico. Prima di andare a vedere quali sono gli enzimi che possono essere utili al birraio, bisogna specificare innanzitutto che noi abbiamo una pentola con una fonte di riscaldamento, quindi possiamo riscaldare ma non raffreddare. Quindi gli step andranno considerati a partire da quella temperatura più bassa, via via salendo verso quella temperatura più alta. La seconda cosa è che al giorno d'oggi si tendono ad utilizzare sempre meno gli enzimi diversi da quelli della fase di saccarificazione. Questo per vari motivi che vedremo nel dettaglio quando parleremo di ogni enzima. Il primo enzima che incontriamo è quello di fitasi. È un enzima che, senza andare troppo nel dettaglio chimico, libera acido fitico. Questo step è infatti detto acid rest ed era utilizzato soprattutto in passato per abbassare il pH dell'ammostamento. Oggi non si usa praticamente più, dato che, come detto, abbiamo la possibilità di aggiungere al mosto i più comodi acidi alimentari ed effettuare questo step risulta effettivamente una perdita di tempo. Agisce a temperature che vanno dai 30 ai 52 gradi e la sosta classica va dai 10 ai 30 minuti, anche a seconda di quanto acido vogliamo liberare. Il secondo enzima, che ha range di temperatura sovrapposto a quello di fitasi, è il beta-glucanasi. I beta-glucani sono zuccheri a catena molto lunga che, se non scomposti, renderebbero il nostro mosto molto viscoso. Vengono per la maggior parte scomposti in fase di maltazione. Quindi se il nostro grist ha soli cereali maltati risulta superfluo. È invece uno step necessario se si hanno oltre il 20% di cereali non maltati in ricetta. Per attivare questo enzima occorre una sosta dai 40 ai 48 gradi per circa 10 minuti. Lo step successivo è uno dei più controversi e discussi tra gli homebrewer e si tratta del protein rest. In poche parole si tratta di due enzimi che riducono le lunghe catene proteiche, poco solubili in acqua, in altre più corte. Senza scendere troppo nei dettagli, diciamo che è utile quando si utilizzano malti poco modificati o anche, in questo caso, quando si ha a che fare con grosse percentuali di cereali non maltati. Un altro beneficio che potrebbe portare il protein rest è la riduzione del chill haze. Si tratta di quel fenomeno che rende torbida la nostra birra quando è molto fredda. Un protein rest troppo prolungato su malti molto ben modificati, però, potrebbe portare ad una più bassa presenza e persistenza della schiuma. Diciamo che al giorno d'oggi è raro trovare malti molto poco modificati o che necessitino di una lunga sosta di protein rest. Per capire quanto un malto è modificato, abbiamo necessità di trovare all'interno della scheda tecnica di quel malto l'indice di Kolbach. Valori inferiori al 36% indicano un malto poco modificato, che potrebbe appunto beneficiare da una lunga sosta di protein rest. In questa sosta, come detto, lavorano assieme due enzimi. Peptidasi lavora meglio nella parte bassa del range, che va in totale dai 35 ai 67 gradi, mentre proteasi è più attivo nella parte alta. A meno che non si conosca molto bene il malto che si va ad utilizzare e che quindi si possa decidere autonomamente se favorire l'uno o l'altro, il consiglio è quello di rimanere all'interno della fascia media di temperatura e per tempistiche basse. Un buon compromesso se si vuole utilizzare questo step è di rimanere a 52 gradi per 15 minuti. Bene, terminati gli step secondari, andiamo finalmente alla fase fondamentale dell'ammostamento, e cioè quella della saccarificazione. In questa fase lavorano due enzimi, beta-amilasi, che lavora tra i 55 e i 68 gradi, e alfa-amilasi, che lavora tra i 64 e i 76, anche se il suo range ottimale è tra i 67 e i 72. Beta-amilase è quell'enzima che compie il processo di idrolisi, e cioè che riesce a rompere i legami delle estremità delle catene di zuccheri che compongono le molecole dell'amido, producendo maltosio. Il maltosio è uno zucchero disaccaride, e cioè formato da due molecole di glucosio. Si dice zucchero semplice, in quanto facilmente fermentabile dal lievito. Effettuare una sosta nel range di beta-amilasi porta quindi a una grande formazione di zuccheri semplici e ad un mosto molto ben fermentabile. Alfa-amilasi agisce sempre sulle catene degli amidi, formandone altre più corte e meno complesse. Praticamente le taglia. Alcune di esse rimarranno nella birra finita sotto forma di destrine, zuccheri formati da più di 4 molecole di glucosio, non fermentabile quindi dalla maggior parte dei lieviti. Alcuni di essi invece possono essere a loro volta attaccati da beta-amilasi ed essere nuovamente disgregate a formare maltosio. Questo è possibile perché, come abbiamo visto sopra, i range di lavoro ottimali per questi due enzimi si sovrappongono
e c'è una finestra tra i 67 e i 68 gradi entro la quale sono attivi entrambi. Spesso si conduce infatti la fase di saccarificazione a queste temperature, in modo da produrre un mosto con un buon bilanciamento tra zuccheri fermentabili e non. Questo concetto è importantissimo, infatti in questa fase, benché sia una delle prime che si effettuano durante la birrificazione, il birraio ha la possibilità di decidere il profilo che avrà la sua birra finita. È talmente importante che riceverà un suo capitolo a parte quando andremo a parlare della stesura della ricetta. Quindi tenete questi concetti a mente perché verranno comodi più avanti. C'è un'ultima sosta che si effettua abitualmente durante l'ammostamento ed è il mash out. In questa sosta non si attivano enzimi, anzi, al contrario, questa sosta serve proprio per disattivarli. Viene fatto sui 78 gradi per circa 10 o 15 minuti. A questa temperatura non lavora più nessun enzima. Infatti questa sosta serve sia per inibire gli enzimi e per fissare il profilo di ammostamento che abbiamo creato per la nostra birra, che per rendere il nostro mosto più liquido. Condizione non strettamente necessaria, ma molto utile per facilitare il successivo filtraggio del mosto tra le trebbie prima della fase di sparge. Bene, anche per oggi basta teoria, passiamo alla pratica. Come abbiamo visto, la misura e la modifica del pH durante la fase di mash è molto importante. Abbiamo anche detto che nella maggior parte dei casi ci servirà abbassare il pH con un acido, ma potrebbe anche capitare la necessità di doverlo alzare, anche se è molto raro perché servirebbero birre con malti molto scuri e un profilo di acqua molto povero di sali. O ad esempio se abbiamo messo troppo acido e l'abbiamo abbassato troppo, cosa abbastanza comune soprattutto per chi ha le prime armi. Gli acidi alimentari che consiglio per abbassare il pH sono l'acido lattico e l'acido citrico. Si potrebbe utilizzare anche l'acido fosforico, ma sinceramente lo sconsiglio in quanto è pericoloso da maneggiare ed anche sin troppo efficace. Questo potrebbe sembrare un bene, ma in realtà, soprattutto per chi ha le prime armi o per chi fa cotte da pochi litri, sarebbe molto facile abbassare troppo il pH ed avremo poi il problema contrario, quindi quello di doverlo rialzare. L'acido lattico lo si trova in forma liquida, mentre l'acido citrico solitamente è distribuito in polvere. Io mi trovo meglio con l'acido lattico perché in forma liquida lo trovo più comodo, ma ci sono tanti che utilizzano il citrico, innanzitutto perché è molto più economico e poi perché si può utilizzare anche per disincrostare, per pulire oppure fare risciacqui acidi dopo aver utilizzato un detergente basico. Mi capita spesso di leggere di homebrewer che utilizzano il succo di limone per acidificare. Non dico che sia sbagliato in assoluto perché comunque anche questo processo darebbe il risultato voluto, dico che però non ha senso. Come detto, esistono infatti acidi alimentari che ci possono dare risultati molto più precisi. Come vedremo più avanti nel corso, infatti, se noi abbiamo i dati della nostra acqua e del nostro profilo di ammostamento, possiamo tranquillamente calcolare, in maniera abbastanza precisa, quanto acido lattico o citrico ci servirà per abbassare il pH al valore voluto. Col succo di limone, ovviamente, questo non è possibile, per tanti motivi. Il primo è che non conosciamo esattamente i dati del nostro limone. Non sappiamo quant'è mezzo limone, dove tagliamo, quanto pesa, non sappiamo quanto quel succo può acidificare rispetto al succo del limone della volta prima. Sono troppe variabili e la cosa peggiore per uno che ha le prime armi è appunto aggiungere variabili impazzite al processo. La birra, come penso stiate capendo seguendo questo corso, non esce fuori a caso o per scelta divina come pensavano gli antichi, ma è frutto di un processo scientifico e chimico ben preciso, quindi bisogna fare molta attenzione. Un ultimo accorgimento per quanto riguarda l'aggiunta di acidi è che aggiungerne troppo potrebbe portare un cambiamento al profilo organolettico della birra finita. E pensate quanto potrebbe farlo l'aggiunta di limone. Per alzare il pH, il metodo più semplice è aggiungere bicarbonato di sodio. Anche in questo caso bisogna stare molto attenti con le aggiunte perché se aggiungendo gli acidi c'era la possibilità di cambiare il profilo organolettico della birra finita, in questo caso, analogamente, possiamo andare a cambiare il profilo salino della nostra acqua. Bene, abbiamo visto come abbassare ed alzare il pH, ma come lo misuriamo? Per misurare il pH serve un pH-metro. Si tratta di uno strumento da laboratorio abbastanza semplice da utilizzare, ma anche molto delicato. Innanzitutto, la cosa fondamentale da tenere sempre a mente è che il pH va misurato sempre a temperatura ambiente, quindi di circa 20 gradi. Il modo migliore per farlo è di riuscire a prelevare con un bicchiere qualche centilitro di mosto filtrato dai grani, riuscire a raffreddarlo e poi misurare. Per raffreddarlo, alcuni mettono in freezer dei bicchieri in modo che siano belli ghiacciati e poi, contenendo appunto il mosto, lo vadano a raffreddare in maniera veloce.
Quello che faccio io invece è di prelevare il campione con un bicchierino di plastica e andarlo poi ad immergere in acqua fredda all'interno del lavello. Questo mi consente, soprattutto se dal rubinetto esce acqua molto fredda, di riuscire a raffreddare il campione in circa 3 o 4 minuti dai 65-67 gradi dell'ammostamento fino ai 20 che mi servono appunto per effettuare la misura. Una volta a temperatura immergo la sonda del pH-metro, mescolo un po' e poi attendo che il valore del pH si stabilizzi. Alcuni pH-metri hanno un sistema di compensazione della temperatura che automaticamente riesce a ricalcolare e a restituire istantaneamente il giusto valore di pH che varia a seconda della temperatura. Questo non significa che posso misurare un mosto molto caldo, significa solo che se anziché a 20 gradi il nostro mosto è a 25, il pH-metro vi ricalcolerà il giusto valore. Mi raccomando, per l'ennesima volta, non misurate mai mosto caldo. Infatti la parte più sensibile del pH-metro è proprio l'elettrodo, che è quella parte che va immersa nel mosto e che effettua la misura. Nei pH-metri di fascia un po' più alta è possibile cambiare l'elettrodo quando inizia a funzionare male. In quelli più economici no, semplicemente quando non funzionano più si buttano. Un'altra cosa che hanno tutti i pH-metri è la possibilità di essere tarati. Solitamente la taratura viene effettuata su due punti e ci servono quindi due soluzioni a pH noto. Solitamente sono a 4.01 e 7.01. Alcuni pH-metri hanno la taratura automatica. Ciò significa che ci basta entrare nella relativa opzione del menu digitale, selezionare l'avvio della taratura e poi immergere il pH-metro prima in una soluzione, attendere l'ok e poi nell'altra. Sarà il pH-metro a regolarsi automaticamente. Altri pH-metri invece hanno la taratura manuale. Anche in questo caso avremo bisogno di immergere il pH-metro all'interno delle soluzioni e nel contempo andare a girare o una o due viti, a seconda dei modelli. Oltre a questi due liquidi ce ne sono altri due che sono facoltativi, ma comunque consigliati per far durare il più possibile la sonda del pH-metro. Il primo è il liquido di mantenimento dell'elettrodo. Si tratta di un liquido che è ottimo per la conservazione della sonda del pH-metro e solitamente viene versato all'interno del suo cappuccio prima di richiuderlo. Infatti è proprio questa sonda che va a misurare il pH e che se si dovesse asciugare potrebbe dare problemi di lettura. Il secondo è il liquido di pulizia, dentro al quale è possibile immergere e tenere immerso per circa mezz'ora l'elettrodo del pH-metro prima di riporlo. Veniamo ora alla parte ancora più pratica, la scelta del pH-metro. Per quanto mi riguarda, io ho individuato, diciamo, tre tipologie. La prima tipologia sono i pH-metri monouso cinesi. Li chiamo monouso perché, come dicevo prima, non hanno la possibilità di cambiare l'elettrodo, quindi una volta che questo non funziona più si prende e si butta. Hanno un costo di circa 10 o 12 euro e vanno molto a fortuna, nel senso che delle volte ne compri uno e ti dura dei mesi, altre volte ne compri uno e già dalla prima volta non funziona. La seconda tipologia la possiamo chiamare pH-metro intermedio. Sono pH-metri spesso già di buona marca e di buona fattura, che hanno la possibilità di cambiare l'elettrodo e che spesso hanno anche la compensazione automatica della temperatura. Il loro costo si aggira sulle 30 o 40 euro a seconda del modello. L'ultima tipologia in realtà è un pH-metro, il Milwaukee MW101. È il pH-metro che uso io e che anche tantissimi altri homebrewer stanno utilizzando. Pur costando sulle 100 euro, è per me uno dei migliori acquisti che abbia fatto negli ultimi tempi. Il rapporto qualità-prezzo infatti è ottimo. Da quando lo utilizzo non mi ha mai sbagliato una misura e l'ho tarato veramente pochissime volte. Ha sia la compensazione della temperatura che la possibilità di essere tarato entrambe manuali, quindi non automatiche. Però spesso le cose meno tecnologiche sono forse le migliori e quindi fidatevi, funziona molto molto bene. Ora, quale pH-metro vi consiglio? Dipende. Come dico spesso, i neofiti hanno spesso tante cose da acquistare e pochi soldi. Quindi se io fossi un neofita forse non comprerei un Milwaukee da 100 euro. Con quelle 100 euro magari mi comprerei un mulino. Da neofiti forse la scelta migliore sarebbe comprare un paio di pH-metri cinesi, tenerli lì e poi quando si rompe il primo usare il secondo e comprare un altro. Questo può essere una buona scelta perché possiamo vederlo un po' come un pagamento a rate. Nel senso che spendiamo 10 euro oggi, 10 euro tra un mese, 10 euro tra un altro mese, alla fine sì siamo arrivati a spendere 100 euro, però l'abbiamo fatto in un anno e mezzo. Un'altra scelta valida è comprare il pH-metro di media qualità, spendere 30-40 euro, tenerlo lì, utilizzarlo e quando smette di lavorare comprare la sonda di ricambio. Ecco, in questo caso però è bene dire che quello che costa del pH-metro in realtà è proprio l'elettrodo, infatti costa 20-25 euro a seconda del modello. Quindi non so quanto questa scelta possa essere giusta, dipende sempre dalla fortuna, da quanto ci dura la sonda.
Ecco, detto questo, io vi lascio in descrizione i link a qualche pH-metro, un po' di tutte le varie fasce. E se ne conoscete altri o se avete dei suggerimenti, lasciatemeli pure in descrizione, così vado a variare i link. Un'ultima cosa, durante questo video, come tutti gli altri, continuo a consigliarvi sempre, mettendo il link in descrizione, il libro di Antonella Ruggero, Fare la birra in casa. Infatti lo considero, come ho detto tante volte, la Bibbia per l'homebrewer, e quindi se volete approfondire questi argomenti, compratelo. Infatti io ho fatto soltanto un piccolo accenno a quello che sono gli enzimi, a come funzionano, però sicuramente lì dentro ci sono scritte tante cose molto interessanti in più. Detto questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao! Sigla!